Dunque, le telecamere di Night and Day questa sera hanno scelto come location ideale per uno spettacolo dedicato alla musica Nocera Inferiore. Dunque, una kermesse del Cantagiro, qualcosa che coinvolgerà l'intera cittadinanza in un grande spettacolo. Le nostre interviste iniziano con un simpatico volto alle prese con il suo trucco di scena. Noi abbiamo questa sera con le telecamere di Night and Day Masè, che chiaramente andrà a raccontarci quello che canterà questa sera, se le vacanze per lui ci saranno e poi tutto il resto, perché ci sono anche delle presenze femminili e noi non sappiamo se poi, quando si è artisti, si corre tanto, si ha anche il tempo di coltivare il sentimento dell'amore. Allora, iniziamo da capo. Per quanto riguarda la canzone, anzi le canzoni, ci sarà una bellissima sorpresa, perché dovete sapere che quest'anno il Cantagiro è dedicato ad una figura molto importante della musica leggera italiana. Qual è? Lucio Battisti. Quindi ci sarà una sorpresa e dopo di questa sorpresa canterò una canzone in anteprima per appunto la nazione, quindi per l'Italia. Quindi abbiamo scelto il Cantagiro insieme al discografico e canterò una canzone inedita. L'autore non posso dirlo, però posso dire che il mio discografico, diciamo, fa parte della famiglia Battisti ed è molto importante. Dunque potrebbe essere anche un modo per augurarti un grosso in bocca al lupo. Crepi il lupo sicuramente. E per l'amore di cui parlavamo prima? Ma diciamo, a proposito di amore, la mia canzone inedita si intitola È l'amore. È l'amore, dunque tema importante. Tante volte si adotta questo tema per la canzone, ma ci sono tante sfaccettature che sicuramente riusciranno a colpire anche il vostro cuore. Un saluto alle telecamere di Night and Day. Arrivederci, mi raccomando, guardateci. Ciao. Bene, sempre location Nocera Inferiore, sempre Cantagiro, pensate un po', questa sera di scena con la sua grande voce, inimitabile Riccardo Fogli. Abbiamo avuto il piacere circa 2 anni fa di incontrare una hall di albergo, erano all'incirca le 3 di notte, abbiamo però chiacchierato sempre in ogni caso piacevolmente. Cosa sarà accaduto in questo tempo, visto che la sua storia veramente è lunghissima, lo porta indietro con un gruppo che neanche sono riuscita a ricordare, Pla? Ci chiamavamo Slenders. Slenders. E quindi è veramente nata da tantissimo tempo, però quello che riguarda adesso la tua vita sicuramente ti ha riservato tante altre belle storie. Vogliamo un attimo raccontarle? Quante ore hai? All'incirca 3 ore e 30. Sì, mi aspettano per andare a mangiare. Beh, la mia storia è quella di tutti i ragazzi che sognano di far musica. E io lavoravo in fabbrica, facevo il metalmeccanico e la sera invece di andare a giocare a pallone andavo a scuola. Qui suonavo, studiavo musica, cantavo, imparavo a suonare il basso, la chitarra. E poi quando il destino sceglie per te che certe cose succedano, succedono. E siamo qua. Sei qua, quindi pensi che comunque sia importante anche un pizzico di fortuna in questo caso? Sì, ci vuole un po' di fortuna e anche un po' di culo. E poi chissà perché, potrebbe essere la stessa cosa. Riccardo, questa sera tu sei qui a Nocera Inferiore. Un riferimento anche con la costiera amalfitana che riporta un po' le vacanze. Io ti trovo anche già un po' abbronzato, ci sono state, sono terminate o durante il lavoro prendi scappi e vai in spiaggia? C'ho una fattoria con 5 ettari di terra, ho un trattore Lamborghini 52 cavalli e quando ho tempo vado a lavorare alla mia terra magica. E quello ti basta. Cosa canterai questa sera al Cantagiro? Allora, questa sera canterò la canzone che dà il titolo al mio ultimo album, che si chiama Ci saranno giorni migliori. E poi con la chitarrina, ma credo non ripreso dalla televisione, racconterò qualcuna delle mie più storiche canzoni. Me ne intoni soltanto una salutandomi? No, absolutely. Ecco, no. Dai, poco po'. Piccola Katie. Oh, ciao, ci vediamo dopo. Ciao. Sì, anche per avere un attimo la lista dei nomi dei cantanti presenti. Che palle che ci fanno, che palle queste palle. È bellissimo per me, è veramente emozionante incontrarti, perché quando tu sei partito con la tua carriera musicale e ti sei ispirato a una serie di personaggi
e hai anche un po' giocato superando la tua timidezza, ho detto bene, posso andare, posso intervistarlo perché non avrò difficoltà. Cristicchi questa sera è presente sulle telecamere di Night and Day e qui al Cantagiro, cosa ci canterai innanzitutto? Allora, questa sera presenterò un'altra canzone tratta dal mio album che si chiama Fabbricante di Canzoni, e appunto dal titolo al mio album, che è una canzone che parla di come si costruiscono le canzoni oggi, ma anche ieri, in modo da andare incontro a quello che è il gusto del pubblico, a volte in maniera anche fastidiosa, creando dei tormentoni a tavolino. Un'altra canzone invece che ci tenevo particolarmente a presentare si chiama Angelo Custode, che è la storia di un tipo che si chiama Angelo e fa il custode di un museo. Ma non mi dire che vai un po' a riprendere l'immaginario anche del Codice da Vinci, dove al Louvre si scoprono, no, assolutamente nulla a che fare. No, diciamo che è un omaggio alla bellezza, è una canzone che parla di come ci si possa innamorare a volte non solo di una donna ma anche di un'opera d'arte, no? Questo tipo Angelo impazzisce per amore di una statua di Venere, la Venere di Milo, la statua più bella che c'è. E dunque, ascolta, visto che in ogni caso tu adesso sei coinvolto in questa serata, hai parlato comunque del contesto dei testi, delle tue canzoni, quindi ispirato all'amore, ma nella tua vita l'amore? L'amore va tutto bene, grazie. Va tutto bene, grazie. E le tue vacanze invece? Le mie vacanze le farò a settembre-ottobre. Quindi dunque dedicherai il tuo tempo solo e esclusivamente al lavoro? Sì, è così. È molto fondamentale, bisogna giocarsela. Sì, fondamentale, insomma. È importante quando si continua a stare in giro, ecco, a presentare la propria musica, le proprie idee, i propri testi. E questo è quello che ho sognato per anni. Quindi. Benissimo. Allora io ti auguro innanzitutto ancora un in bocca al lupo grande, grande, perché te lo meriti. Un saluto alle telecamere di Night and Day. Un saluto affettuoso a tutti gli amici di Night and Day. Un bacio, buona estate a tutti da Simone Cristicchi.